Ed eccola come ogni mercoledì, anche nel giorno di Santa Lucia, Zacuncittina. Pronto? Ma chi è? Rita Pavone, datemi un martello. La voglio tirare in fronte. In fronte? A chi? A chi tu che? Sì, sì. Se ti cittare fuori. Ma dai, dai. Se ti giochi fai canta all'ultimo, che poi non serve niente. E una tappina. Una tappina. Tazza Concettina. Buongiorno, come sta, Zacuncittina? Buongiorno! La sento allegra. Io, Rita Pavone. Rita Pavone, sì, datemi un martello. Canduna, datemi una tappina. Era datemi un martello, ha cambiato ecco. Qualcosa. Certo, bisognava attualizzare anche la canzone. Colpa mia. Colpa sua, perché? Io ci cuppo. Ma colpa di che? Dello 0-0, certo. Lì a Monopoli. Alla volta l'ha telefonata a lei. Non me lo ricordo. Che non avevo tappine di mudare. Sì, era stata molto soft. E invece... E chi si sa so così misero in testa? E a Monopolio, io caro, ti vio e non ti vio. A ti vedo e non ti vedo, giusto? Venga. Vabbè, ma ci pare giusto a lei? No. Lei ha lavato il gioco tutti i giri, re, asparo, bada, passare a miccione. Sì, tre immagini. Non ho visto? Madre mia. Sì, è finita 0-0, ma almeno un punto l'abbiamo fatto. Lo faccio, che un bestemo, lo faccio. Ma chi se la batti da rivincere? È come darle torto, sta Concettina. Certo, guardate lui, si fermaro. Gli altri due, sì. Lecce e Catania hanno pareggiato pure loro. Il mio calorifero. Mister Calori. Stesso è. Disse che niente a tagliare il bicchiere mezzo pieno. Il bicchiere mezzo pieno? Ma come scancia? Ma moglie un bosso. Un bosso? Chi è sto bosso? Un bosso da vinaro che c'era a Largo Franchi, ma non ricorda. Perché c'era un vinaio a Largo Franchi. Ma che è bicchiere mezzo chino? Che bella dire. Che meglio mangiare pasta 40 o stare di uno? Ma che discusse su? Vabbè, dai. È rimasta un po' delusa lei. Ma che boh, ma segnare e macciccare la canale, si fa dire, macciccare di vincere. Dobbiamo vincere sempre. Non dico di vincere più forza. No. Però ci stava a provare. Dobbiamo provarci sempre. Certo. Invece a Monopoli non è stata così. Ho fatto un tiro di Murane nei primi minuti, so cofficimo. Niente. Ha fatta. Ecco, non abbiamo fatto niente. Questa fu partita che... Buona per l'insonnice. Per quelli che hanno l'insonnia. Ecco, vabbè, sì, l'insonnice. Ma che vuole. Non lo so, siamo vicini a Natale. Che cosa vuole? Lei capisce che a questo punto i tappini io la tirare. Deve tirare le tappine. Questa volta li tiro. Vabbè, dai. E siccome sono pensionata e devo sparagnare perché ho i ricari di Natale. A Natale siamo tutti più buoni. Tiro solo due. Solo due tappine. Ma vedo in zitto pigliate in fronte, in zicco in fronte. Perché? Ecco, in zicco in fronte. A prima per Mister Calorifero. Mister Alessandro Calori, che gli ha fatto? Sai, io mi avevo spiegato a mia. Cosa? So cos'è un cancio di giocatori a 3 minuti da fine da partita. Ecco, cosa serve cambiare a 3 minuti dalla fine? Mi passi così faceva cosa da Robertino Boscaglia. Boscaglia? Ma che era se i giocatori a 3 minuti dalla fine e poi non si perdia. Ah, che serve queste cose? Poco, si è arrabbiato. Calorifero, ridete, va bene. Ma si piglia. Si calma. Va bene che è lungo. Mi piglio a scala e tagliano le sue. Ma che vuoi? Vabbè, tappinate con la scala. Ma 3 minuti prima, se fanno le cicchette che fanno alla standa con l'ova. Quelli che vanno alla standa con le uova. Standa con l'ova, madre mia. Ma in che senso standa? Ma queste parole americane. Parole americane. Dici, quando uno si battono tutte in mano a stadio dopo, a standing ovation. La standing ovation. Che saccio, madre mia, standing ovation dopo, che saccio io. Con l'ova, sì, con l'ova. Ma tanti minuti alla fine mi faccio da uno. Ma cosa mi sei stato Pelé o Maradona puoi cambiare cose? Pelé o Maradona? Ma dopo io apro scopo. E quando mai? Sentiamo sto scoop. Io apro scopo perché ti ho fatto una poco a 3 minuti da fine. Ma sento. Saranno scelte tattiche? No, forse. Non sono scelte tutte tattiche. No. Il fatto è che in a poco non si lavano le ascite. Ah, questione di igiene. Sento, siccome fitiano e poi si dice va lavati. Si dice, fate raggi, sapete come passa Bubù? Se lo ricordo passa Bubù, va sì, lavati. Me lo ricordo. Non si vogliono lavare. Non si vogliono lavare. Che fa calorifero? E fa giocare e così dopo se la fa la doccia per forza, per mia chi sue. Perché sono sudati. Vabbè, e allora... Vanno a farsi la doccia io prima. Bisogna
allenatrice, io sono costurera, moglie di pescatore. Costurera? Ma come vuoi, che ne capisco io. Poi a seconda tappina, cosa ci pare che mi dai, unga? A chi la vuole tirare? Chi sei tappina però speciale, tira, chi sei tappina tira. Tira, con un R. No, ma come tira, è come un camione cucu. Con remoto, come si dice, tirro. Il tir è un camion, un mezzo pesante, quindi pesante tappina. Ma chissà. Per chi è questa tappina? Perché mi fece avvenire un deggiavo. Un deggiavo, no, io non la capisco. Un deggiavo, ma c'è il mio, ma lei non ha fatto le scuole alte. Io le scuole alte le ho fatte. Ma un deggiavo, quando lei ci viene e vedi una cosa, dice, ma io questa cosa fice, questa cosa di te. Il deggiavo. Il déjà vu. Insomma, c'è la chiave. E cos'è sto déjà vu? Quando si fece tale fuori al rispetto di Marras, mi fece ricordare a Scozzarella Capinalli con Pescara. Davvero, quello Scozzarella. E finì un buona. E mica tanto, due giornate di squalifica. Tutti lui si assemigliano, tutti lui hanno stesso gli occhi, tutti lui nicaretti, tutti lui hanno i nervi di continuo, sciccati di calmare. Calma. Tutti lui. E gesso. E più spesso c'è pizzamma serie A. Brutta espulsione, sì. Non Marras, lo capio? Marras. Oh. Si chiama Marras. Io si fossi a posto lo capitano Moracio. Il comandante Moracio. Che facessa con convinzione. Una contravvenzione. Certo, perché si va a dare l'esempio. Ecco. Poi se comandante Moracio vuole sparagnare, basta che morisce a mia, che io faccio venire in mia. Sì. E ci penso io a farci passare il desiderio di fare la reazione. La reazione. Ci pensa 18 ore, abbiare tappinate che ci arrivano nell'uvita, nelle rinocchie e nei calli di pere. Aspetta, questa l'ho capita. Nei gomiti, nelle ginocchia e nei calli dei piedi. E vabbè. Tu fa due oca, anziché ingattare di tutto, ma che dici? Vabbè, è stato impulsivo, ma dai. Ma che bolle, comunque. Ma vedrà che contro il Lecce sarà io bello riposato, Marras. Ora pensiamo a tutta la partita che arriva. Questa di domenica. Cosenza. Col Cosenza alle 14:30. Allora, cerchiamo di vincere, se poi l'ho abituato e facete come e altri che ci piace ratatedda sotto un vavarotto. Iatti ratatedda, ma che è uno scioglilingua? Le ratatedda, quando un ave mancio che fa? Si arratta. Si gratta, sì. E si arratta sotto e altri ci piace sotto il vavarotto. Sotto il vavarotto. Il vavarotto sarebbe il mento. Il mento, sì. È la grattatina sotto, ecco, il mento del gatto, ho capito. Quindi cerchiamo di vincere. I chignati non ne potevo mettere te, ma poi io che sono a rialare Trapanisi perché abbiamo avuto un'annata un poco 2017 Nessi, disgraziato. Un gatto, ci fu la retrocessione, ci fu una pomosina, ci fu bici che rapi giuri chissà tutte cose. Cerchiamo almeno un pallone di fare un bello ricalo. Giusto, ci vuole. Ma una cosa ti voglio dire da Panetti, cercate di inchi lo sto stadio, che veramente vuol ricordare prima. Ecco. Vedere lo stadio mezzo vacante o mi piace. Non è bello. Buttatevi ste bannere, perché la vita in Serie B l'avevo tutte le bannere. Che era bello. Ma vinto. L'hanno venduto. Ti regalate oggi, perfette, chissà. No, non si regalano le bandiere. Fate scamboleare. Poi lo stadio, inghitelo e bruciate. Sono d'accordo con lei. Bruciatevi, altrimenti che sono senza voce come non bruciare, che buono, non ci posso fare neve. Papà. Cercate le rogambe e bruciate. Ecco. Perché la squadra va aiutata sempre, la squadra deve essere come un amico. Il Trapani amico nostro. Ci aiutano sempre. Sempre. Non vengono i bisogni, non solo quando c'è la Serie B che vengono in squadra una singolo stadio. Si è arrabbiata. Cercate di vincere stavolta. Però qui a Dio Catura, ma vi dite che non c'è pure pari che è Natale e ho picchiato segno un buon anno. Vi dite che vi faccio poi un regalo per Natale. Faccio come il remaggio anticipate. Anziché buttare oro, incenso e birra, vi botto tappini. Il regalo della Sagoncettina. Nicola mio, la saluto. La saluto anch'io, Sagoncettina. Ringrazio, sono tutti giapponesi. A solita maniera mia, aspetta un minuto. Eccola lì, il balletto finale. Una tappina. Che ci devi fare con la tappina? Lo voglio dare in testa. Anna poco risgraziate. Tutti chi parlano, che un mal nome ho campo. Ci sta morire di fare un tappane, uno su tappane. Tappane. Che noi amica. Tappane. Tappane.
Sì, si sentiva che questa settimana era un po' arrabbiata, ma non fatela arrabbiare la Zagoncettina, specialmente con la gara contro il Cosenza, altrimenti sono convinto che le tappine le spalmerà, riempirà di peperoncino calabrese e poi faranno tanto male, tanto tanto male, ma speriamo di no. Con la Zagoncettina torneremo mercoledì prossimo. Questa telefonata che avete appena ascoltato alla radio tra qualche ora andrà anche su YouTube in formato video con i sottotitoli, grazie sempre al nipote della Zagoncettina, l'amico Beppino Tartaro. Andate sulla sua pagina YouTube oppure su YouTube mettete nel motore di ricerca Zagoncettina e potrete gustarvi tutte le puntate che abbiamo trasmesso alla radio. E da Nicola Conforti grazie a tutti per l'ascolto e a risentirci alla prossima. Avete ascoltato Cuore Granata Caffè. Cuore Granata Caffè, un programma curato e condotto in studio da Nicola Conforti. A tutti grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima.